lascio una ricetta sempre di quelle al volo che vi racconto, perché è talmente semplice che non c'è bisogno neanche di starla a fare. Facciamo le banane al forno. Allora, questo è un dolce chiaramente, ma un dolce di quando non si ha tempo e voglia di fare un dolce vero e proprio, quindi un lievitato, magari farcito. Questo si fa velocemente, si può fare anche un pochino in anticipo e presentare alla fine. Come si fanno le banane al forno? Allora, dobbiamo fare all'inizio una preparazione che è uno sciroppo all'arancia, e questo si prepara spremendo il succo di due belle arance, due arance grandi, il succo di tutte e due. Prendete un pentolino in acciaio, lo mettete sul fuoco e ci mettete dentro il pentolino 5 cucchiai di zucchero. Quando vedete che lo zucchero inizia a sciogliersi, ma non è completamente caramello, inizia a sciogliersi, ci versate il succo delle arance. Mischiate bene, sempre a fuoco acceso, fin quando non diventa uno sciroppo, che vedete che lo zucchero si è completamente sciolto. A quel punto potete anche spegnere il fuoco e lasciarlo raffreddare. Poi prendete le banane. Io vi consiglio di prendere le banane nostre classiche, non andate sulle bananine, quelle che vengono dall'estero. Prendete la banana classica. Se una testa vi sembra troppo come porzione da presentare a fine cena, tagliate la banana a metà, viene bene comunque, anche l'effetto finale è carino comunque. Prendete le banane, le sbucciate chiaramente, prendete un Pyrex, una teglia da forno che avrete imburrato bene. La base della teglia dove appoggerete le banane deve essere ben imburrata, ci mettete le banane. Le banane le bagnate con il succo di un limone spremuto, quindi prendete il succo del limone e bagnate le banane. Fatta questa operazione, che servirà più che altro per non fare annerire immediatamente le banane, versate sopra le banane lo sciroppo che avete fatto con lo zucchero e il succo d'arancia. Lo versate bene sopra le banane e ci potete mettere anche delle mandorle a lamelle, perché fa molto carino e poi dà anche una nota leggermente croccante. A questo punto andate in forno a 180 gradi per 15 minuti. Io vi dico 15 minuti, ma poi vi dovete regolare un po' voi anche ad occhio, guardando e anche in base alla grandezza delle banane. Quando sono belle dorate, sono pronte. Le tirate fuori, le impiattate. Per fare l'effetto più carino, potete anche spolverarle un pochino con il cacao amaro e le portate in tavola. Potete anche mettere una bella pallina di gelato. Insomma, questa è una base per poi fare un piatto bellissimo, un dolce molto spettacolare, fatto in realtà in 2 minuti. Arrivederci al prossimo video.